Oltre alle macerie, superando il borgo fantasma di Vallinfante, c'è un bosco da attraversare passeggiando, scoprendo i primi funghi e i colori nuovi dell'autunno. Camminando per circa un'ora si arriva alla cascata del Pisciatore, dove nasce il Fiume Nera. Parte come un ruscello, ma è il principale affluente del fiume della capitale. Come dice il vecchio detto, il Tevere non sarebbe Tevere se non ci fosse il Nera a dargli da bere. L'acqua è una delle grandi ricchezze di quest'area, al confine tra Marche e Umbria, da riscoprire grazie all'iniziativa organizzata dall'associazione Con in faccia un po' di sole, in collaborazione con Legambiente Marche. All'escursione anche partecipanti in arrivo da Bologna. Diciamo che sono venuta per amore e mi sono innamorata delle Marche, quindi non potevo fare a meno di non essere qui oggi. È una giornata per rivivere le zone terremotate e vedere che comunque ci sono tanti posti ancora da vedere e accessibili soprattutto, quindi aperti. Noi anzi abbiamo dormito qua in zona, quindi ci sono dei B&B aperti, qualche ristorante aperto, cioè non ieri sera siamo andati al ristorante, abbiamo parlato con i ragazzi della zona e oggi siamo qua a fare una bella passeggiata tra amici. Io arrivo da 300 km, però ti fai un bel weekend, lo consiglio. Una delle tante escursioni che sono ancora accessibili qua nei Sivillini. Siamo partiti appunto alle sorgenti del Nera in località Vallinfante e abbiamo raggiunto la cascata del Pisciatore. È un'escursione molto semplice, adatta a tutti. Da parte nostra sicuramente l'impegno principale è quello delle escursioni, perché come blog Con in faccia un po' di sole ci occupiamo molto di montagna e quindi cerchiamo di portare persone, soprattutto organizzando delle passeggiate in questi territori. Quella di Castel Sant'Angelo sul Nera è stata l'ultima tappa dell'iniziativa Marche, un'impresa che riparte. Oltre alla passeggiata, infatti, c'è stata la degustazione alla Norcineria dell'Alto Nera, che dopo lo stop forzato di quasi 2 anni ha riaperto con la delocalizzazione lo scorso 5 agosto. E poi alla Sala Polivalente di Castello, con i racconti e le esperienze presentate dalla giornalista Barbara Olmai delle Proloco di Visso, Ussita e Castel Sant'Angelo, il progetto Casa, Cosa accade se abitiamo a Frontignano, la Onlus adotta una stalla, il progetto social Riparti dai Sibillini. Insomma, esperienze dal basso da mettere in rete per promuovere insieme il territorio e, oltre il dramma, aprire il sipario sulla solidarietà e la bellezza dei territori e delle loro persone.